Osservando le strutture in ferro realizzate, come dicono, fra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, si resta meravigliati per la bravura degli ingegneri e le possibilità tecniche su cui potevano contare. Meravigliati al punto da pensare che non semplici persone abbiano potuto realizzarle, ma dei robot programmati a questo scopo. Infatti, non solo c'è una infinità di ponti incredibili di acciaio inossidabile, ma anche altre costruzioni, come quelle per l'estrazione petrolifera e mineraria, come a Butte, nel Montana, per l'industria carbonifera o semplicemente per il divertimento e l'evasione, come le torri di osservazione o la superruota panoramica di Chicago, con una capacità di 2.160 persone del 1893. E tutte le torri che univano al divertimento anche l'utilità pratica di catalizzare energia eterica. Di queste ultime abbiamo un vasto campionario, dalla Tour Eiffel a quella di Blackpool, di cui abbiamo parlato in altre occasioni, fino alla torre di New Brighton, alta 173 metri. Tutte opere che appartengono ad una sola visione costruttiva. Questa visione è supportata dalla diffusione in diversi continenti delle opere e dall'uso della rivettatura, una tecnica messa a punto decenni dopo le date di costruzione indicate per quelle strutture. Una tecnologia, quella della rivettatura, non facile da attuare senza gli strumenti adeguati. Pensiamo che per la Tour Eiffel sono stati usati 2 milioni di rivetti e per la nave Normandie addirittura 11 milioni. La data di inizio dell'utilizzo della rivettatura è abbastanza variabile, ma è strettamente connessa all'introduzione della corrente elettrica per scopi industriali, come pure quelle dell'utilizzo dei trapani elettrici per la foratura. Personalmente credo che le strutture in queste foto di 100 anni fa siano più antiche di quando venga indicato. E veniamo ai ponti trasbordatori, una tipologia costruttiva ormai caduta in disuso, forse per la difficoltà di esecuzione. In Francia l'invenzione viene attribuita a Ferdinand Arnodin, che nel 1899 propose un progetto di ponte trasportatore per spostare da una sponda all'altra di un fiume o dei due bracci di un porto una navicella sospesa all'intelaiatura metallica del ponte stesso. Il progetto fu attuato a Marsiglia. Anche qui rientra il problema della rivettatura. Se anche il progetto fosse stato realizzato alla fine dell'Ottocento, avrebbe dovuto basarsi su una tecnologia affermata e collaudata per evitare il fallimento. Il progetto, cioè, non avrebbe potuto essere preso in considerazione se la rivettatura come mezzo di assemblaggio non fosse stata già funzionante da almeno una decina o ventina di anni. L'opera, realizzata in un anno e mezzo, era maestosa al punto da essere soprannominata la Tour Eiffel di Marsiglia. I piloni erano alti 90 metri. La lunghezza dell'impalcato, cioè la piattaforma, era di 239 metri e si trovava a 60 metri di altezza. La navicella era di 120 metri quadrati, come un appartamento medio. Il ponte fu distrutto nel 1944.
Ma ci sono molti altri particolari che ci lasciano pensare che questo ponte fosse una conquista della civiltà precedente piuttosto che della nostra attuale. I piloni, per esempio, erano prefabbricati? Se sì, allora necessitavano di una gru altissima per essere sistemati. Se invece venivano assemblati al momento, allora ci volevano impalcature laterali altrettanto alte, impalcature di 90 metri. Sulla sommità del ponte, inoltre, erano stati sistemati ben quattro bistrò, a conferma dell'aspetto festoso di quell'epoca, come abbiamo visto con le funicolari. Dalla sommità del ponte, come dalla Tour Eiffel, si poteva godere della vista del paesaggio e, in questo caso, del passaggio di navi alte fino a 50 metri. Quelle navi che tuttora sono avvolte nella leggenda, sia per la loro costruzione che per la loro somiglianza e il loro destino. A tale proposito aggiungo una curiosità. Nel romanzo di fantascienza La morte del Titano del 1896 di Morgan Robertson si parla di una nave con una storia uguale a quella del Titanic, con 16 anni di anticipo. Del mio giardino sullo stelo s'è rechinato ed ascolta intimidito la tua favola accorata sopra i rami del gran pino del tuo nido dimenticato so di essere disperato il richiamo era.